Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, nuova puntata del tavolo della domenica. Questa sera andremo ad affrontare un tema particolarmente delicato, soprattutto per quanto riguarda la regione Campania, ovvero la riapertura degli istituti scolastici, con formazione dello studio diversa perché non c'è un ospite in studio, ma in collegamento telefonico abbiamo Mario Novelli, coordinatore regionale dell'Unione degli Studenti della Campania. Buonasera Mario e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutte e tutti, grazie a voi per avermi invitato e per darci la possibilità di far arrivare a più persone possibile la situazione delicata che in questo momento stanno vivendo gli studenti. Mario, prima di affrontare questo discorso scolastico che sarà naturalmente parte integrante della nostra chiacchierata, volevo innanzitutto chiederti che cos'è e da dove nasce l'Unione degli Studenti. Ma l'Unione degli Studenti è un'organizzazione studentesca nazionale che nasce tanto tempo fa, nel 94 ormai, e nasce diciamo, da diversi percorsi studenteschi che esistevano allora in Italia, nel nostro paese, anche nella nostra regione, in particolare diciamo, a farla nascere ci fu il percorso di studenti napoletani contro le camorre, che appunto si trovava nel capoluogo della nostra regione, assieme a studenti, agli studenti siciliani che invece si stavano attivando contro le mafie, e poi a quelli milanesi nacque l'Unione degli Studenti, che poi cioè, diciamo, adesso ha tanti, tanti anni di storia, ha attraversato tanti cambiamenti, adesso siamo un'organizzazione studentesca indipendente, diciamo, bravo. Ecco, precisamente qual è il ruolo di Mario Novelli come coordinatore? Noi come organizzazione abbiamo, diciamo, ci organizziamo sul piano nazionale, regionale e poi vabbè, chiaramente cittadino. Noi in regione, qua in Campania, abbiamo un coordinamento regionale perché abbiamo diversi territori e quindi fondamentalmente ormai la nostra prassi è quella di fare un congresso ogni 2 anni, un congresso regionale, dove rinnoviamo sia le cariche interne all'organizzazione, e sono appunto l'esecutivo regionale di cui c'è il coordinatore, il responsabile dell'organizzazione e poi gli altri membri dell'esecutivo, sia la direzione regionale che è un corpo, cioè un luogo di discussione intermedio tra il coordinamento e l'esecutivo, e poi rinnoviamo il mandato congressuale che ci diamo, cioè ogni 2 anni ci diamo un mandato, diciamo, politico, organizzativo, di obiettivi, eccetera. E il ruolo del coordinatore è quello un po' di essere proprio l'elemento, diciamo, di sintesi di tutto il coordinamento regionale, ecco. Ti piace questo ruolo o magari pensi ci sia ancora qualcosa da fare, una qualche aspirazione a cariche più alte? No, no, diciamo che non intendiamo l'organizzazione come cariche alle quali aspirare o posti da raggiungere. Proviamo, diciamo, a rispondere come meglio sappiamo e come meglio crediamo alle esigenze che la fase ci pone davanti. Poi ognuno, diciamo, fa il suo e fa quello che riesce a fare. Volevo chiederti, visto il periodo pandemico e le difficoltà che comunque ci hanno accompagnato nel 2020 e presumibilmente lo faranno anche nel 2021, com'è cambiata l'organizzazione dell'Unione con il coronavirus? Ma in primis banalmente non facciamo più le assemblee in presenza ormai, cioè abbiamo fatto per tanto tempo, adesso forse chissà stiamo un po' tornando, ma sicuramente il primo cambiamento è stato quello di organizzarsi per via telematica, no? Come tutto il mondo fondamentalmente ha iniziato a fare. E forse poi la conseguenza, diciamo, più stravolgente è stata chiaramente quella delle piazze, cioè delle manifestazioni. Cioè la componente studentesca è logicamente abituata a mobilitarsi tanto, no? Nelle strade delle proprie città. E questo Covid ha, diciamo, appunto, come dicevo prima, stravolto le forme di mobilitazione per ovvi motivi di sicurezza. Ecco, non so quando si riuscirà a ritornare a come si stava prima, sempre appunto rispetto alle possibilità di mobilitarsi, però diciamo penso siano state queste le
le differenze alle quali ci siamo dovuti adattare. Poi chiaramente sono cambiate tutta una serie di condizioni scolastiche, principalmente, appunto si è iniziato a parlare di didattica a distanza e di diritti rispetto al digitale, rispetto ai device, degli argomenti che forse era anche il momento di iniziare a porsi davanti, diciamo, come interrogativi, certo, magari non a causa di una pandemia, però cioè, diciamo, è importante sempre riuscire a tenere i diritti degli studenti e delle studentesse, cioè, diciamo, a prescindere da ciò che poi accade intorno. Mario, considera che molte grandi aziende o associazioni ritengono che tra tutti i problemi della pandemia o comunque questo discorso che stavamo affrontando delle riunioni a distanza potrebbe essere mantenuto in futuro perché viene considerata in qualche modo una comodità. Tu pensi che in quanto coordinatore, conoscendo comunque bene le dinamiche dell'Unione, possa essere secondo te questa delle riunioni a distanza una pratica mantenuta anche dopo il coronavirus? Oppure la forza degli studenti è quella dell'incontro e non è possibile, insomma, farne a meno? Ma vedersi di persona è meglio, cioè più bello in realtà in generale, cioè, diciamo, riuscire a viversi dei momenti di socialità in generale è purtroppo una cosa che purtroppo in questo momento ci è negata, logicamente. Quindi ti dico che io personalmente preferisco la possibilità di stare in presenza, di stare assieme, di ragionare, cioè, faccia a faccia, guardandosi negli occhi. Poi, logicamente, le assemblee online, cioè, diciamo, c'erano anche prima, fondamentalmente, quando non ci si riusciva a vedere. Sicuramente sarà una cosa che resterà anche dopo la pandemia, però, cioè, diciamo, io credo che ritornare ad avere la possibilità di vedersi in presenza sia assolutamente una grande forza. Prima di affrontare quelle che sono le dinamiche specifiche degli studenti, credo che da coordinatore avrai ascoltato tante voci, tanti pensieri e tante riflessioni e volevo appunto chiederti quanto sta mancando a questi ragazzi la normalità, al di là naturalmente di quello che è l'ambiente scolastico. Ma guarda, in realtà io ti dico che noi all'inizio di questa pandemia, nel primo lockdown, usavamo una frase che è apparsa una volta su un grattacielo in Cile, che recita: "Non torneremo alla normalità perché la normalità era il problema." E sicuramente a tutti e tutte, gli studenti, cioè inclusi chiaramente, stanno mancando una serie di abitudini, cioè, principalmente che c'erano prima. Poi però, diciamo, la pandemia è fondamentalmente sta rappresentando un momento di crisi su vari settori, su vari livelli. E rispetto alla scuola ti posso dire che, diciamo, il tema non è semplicemente tornare alla scuola di prima, perché anche la scuola per come era prima, per come, cioè, poi fondamentalmente riaprirà e tornerà, non è semplice, non è quello che vogliamo, e anche appunto per tutto il resto. Quindi, cioè, diciamo, mancano tante cose che erano diventate le abitudini, che erano appunto delle cose all'ordine del giorno, degli aspetti belli. Cioè, rispetto alla scuola, logicamente ci sono, cioè, lo stare in classe, stare con i propri compagni, le proprie compagne, è chiaramente una cosa che manca. Però abbiamo anche la consapevolezza che non vogliamo tornare a quello che era la normalità, cioè a quello che c'era prima. Mario, un po' tutta l'Italia ha conosciuto questa famosa didattica a distanza che sta caratterizzando la vita degli istituti italiani e soprattutto quelle che sono le vostre proteste. Volevo chiedere, c'è qualcosa che piace di questa didattica a distanza, oltre a naturalmente a tante cose che presumo non piacciono né a te né tantomeno all'Unione? Sono sul punto, andato a vedere infatti un sondaggio che avete pubblicato sulle vostre pagine social e si evince che sono tanti gli studenti che non sono affatto soddisfatti. Ma non lo so se c'è qualcosa che mi piace di Puoi questa dirlo didattica a tranquillamente, può essere che distanza. non ci sia niente. Io mi sono permesso di andare a vedere un vostro sondaggio che avete pubblicato sulla vostra pagina Instagram. Molti studenti non sono affatto soddisfatti di questa didattica a distanza.
Ma sulla didattica a distanza, io penso che, cioè, fondamentalmente credo davvero non piaccia a nessuno, cioè tra professori, ragazzi, perciò credo davvero, davvero non piaccia a nessuno. Eppure penso che ci siano ancora tanti temi che non sono stati scoperchiati rispetto, cioè uso questo termine, diciamo, un po' improprio, scoperchiati, rispetto alla didattica a distanza, perché, cioè, boh, credo ci siamo accorti un po' tutti che non è escludente come tipo di didattica, cioè non è proprio conforme, no, a una formazione di un soggetto, cioè come può essere appunto uno studente o una studentessa, non si sposa, ecco, con un processo virtuoso di istruzione, sicuramente. Poi in più, cioè, ci sono anche altre questioni che, diciamo, riguardano in generale la digitalizzazione, che il nostro paese, diciamo, non riesce ad affrontare, ad esempio il ruolo dei privati rispetto alle piattaforme, le informazioni che noi ogni volta che ci, anche noi adesso facendo questa assemblea, cioè facendo questa chiamata, stiamo dando alla piattaforma alla quale la facciamo. Cioè ci sono, diciamo, tante questioni che ancora non vengono toccate. Quindi io non lo so, non ti so trovare cose positive alla DAD. So che è stata una risposta emergenziale, fondamentalmente a un periodo, cioè a un momento che è capitato. È stata una risposta emergenziale che però, cioè, è durata troppo. E noi dobbiamo considerare che la scuola nel nostro paese dovrebbe essere pubblica, che l'istruzione è un diritto fondamentale, e invece la didattica a distanza ha significato proprio, cioè, diciamo, alimentare le diseguaglianze socio-economiche del nostro paese. Noi in regione abbiamo dei dati di dispersione scolastica allarmanti, che puntualmente crescono, diciamo, dopo i periodi di crisi. 10 anni fa, dopo la crisi europea, 10-11 anni fa, dopo 12 anche, dopo la crisi europea, anche, diciamo, la risposta, le conseguenze delle risposte politiche furono, nella nostra regione in particolare, i punti percentuali in più rispetto alla dispersione scolastica. Adesso anche è la stessa cosa, però, diciamo, questo è chiaro ed evidente che sia per responsabilità politiche di chi sta ai governi, da quello nazionale a quello regionale. Ascoltando appunto la voce degli studenti, che cos'è che non piace? Magari l'utilizzo anche in qualche modo eccessivo dei device per le tante ore che si devono passare in questa fase della didattica? O anche se per esempio ci sono state delle lamentele che avete ricevuto da parte degli insegnanti? Ma sì, forse nel docente è un po' più variegata diciamo, le opinioni, no? Fondamentalmente credo che, cioè, diciamo, anche molti professori, io tra l'altro ho mio padre che fa il professore alle scuole medie, quindi cioè, l'ho visto poi fare queste lezioni, no? Da computer. Fondamentalmente è facile rendersi conto che logicamente uno schermo ti blocca, cioè non è. Cioè, ti leva tante possibilità che hai, no, dal vivo. Adesso, appunto, cioè, fin quando è stata una risposta emergenziale, ok, poi però adesso c'è, cioè, passato quasi un anno dal primo lockdown, cioè, è impensabile che si sia continuato in questa maniera, che non si sia pensato come attuare un rientro in sicurezza. Tu mi dicevi quali sono, diciamo, le principali problematiche che si stanno avvertendo a causa della didattica a distanza, appunto dai problemi di connettività e device, fondamentalmente, che sono un tema che un po' abbiamo affrontato, un po' no. C'è, cioè, chiaramente un elemento strutturale che preesiste dal lockdown, cioè il fatto di non riuscire a garantire a tutti e tutte, cioè, gli stessi diritti all'interno del nostro paese, gli stessi anche proprio strumenti. Nel 2021, ad oggi, è fondamentale che evidentemente, al netto della pandemia, che tutti quanti abbiano la possibilità di connettersi ad internet, e tutti quanti abbiano, diciamo, la possibilità di avere almeno un computer, diciamo, nelle loro case. Ma quante famiglie che hanno semplicemente 2 o 3 figli non avevano un dispositivo a testa per far seguire loro tutte le lezioni? E quindi questo, appunto, diventa, cioè, diciamo, un primo elemento.
Poi ci sono, appunto, prima ti dicevo la questione dei privati, il ruolo dei privati e delle piattaforme rispetto a questa cosa, cioè rispetto alla didattica a distanza, le diverse piattaforme che sono state usate, non è stata pensata una piattaforma, non è stata pensata una piattaforma pubblica, non ci sono state neanche regolamentazioni rispetto alla didattica a distanza. Penso, cioè il diritto alla disconnessione, non è bello, non è facile dover stare 5, 6, 7 ore di fila davanti ad uno schermo, come non lo è per i ragazzi, penso non lo sia neanche per i professori, però cioè, diciamo, credo che abbiamo un ministero dell'istruzione apposta per pensare a certe cose, e fondamentalmente non mi sembra sia stato fatto questo lavoro. Esatto, proprio su questo volevo chiederti, come sai, le regioni hanno la possibilità di differenziarsi ed è quello che è avvenuto effettivamente in Campania con il presidente De Luca che ha spesso preso strade diverse rispetto al governo, non solo per quanto riguarda l'ambiente scolastico. Se però volessi trovare un colpevole a tutta questa situazione? Ma io non, cioè, diciamo, innanzitutto non uso la parola colpevole, io penso che esistano delle responsabilità politiche, semplicemente rispetto, cioè, diciamo, al ruolo e all'incarico che si ricopre. La ministra Azzolina, cioè, ad esempio, a me magari dispiace anche cioè, dispiace, nel senso io magari mi dissocio da chi. Dalle ondate di insulti che ha ricevuto, eccetera, eccetera. Poi semplicemente la ministra e la scuola hanno anche voluto scindere il ministero, prima era solo dell'istruzione, ma ci sta università e scuola, quindi diciamo che ha anche meno cose da fare, no? Mettiamola così. Certo. Cioè, la ministra e la scuola, e fondamentalmente si sarebbe dovuta rendere conto che, diciamo, c'erano tutta una serie di cose da fare rispetto alla scuola in questo momento nel nostro paese, al di là dei banchi a rotelle, che cioè, anche su questo si è creata una grande polemica, cioè ci può pure stare, prendi i banchi a rotelle. Poi, dopodiché, cioè, ci sono veramente dei tassi di dispersione scolastica nel nostro paese, in alcune regioni nostre, e fondamentalmente, cioè, ti rendi conto che c'è una componente studentesca che ti sta provando a parlare, ti sta provando a dire delle cose. Noi, come Unione degli Studenti, ormai tanti mesi fa, nel FAST, che è il Forum Nazionale per le Associazioni Studentesche, andammo a dire all'Azzolina: guarda, ma sentiamoci, proviamo a capire come si arriva magari a una riforma scolastica. Però, cioè, diciamo, contrattate evidentemente con le componenti studentesche. L'Azzolina disse subito, disse, ma guarda, non ci pensate proprio, non è assolutamente, diciamo, tra le priorità del nostro governo. L'Azzolina, appunto, fa parte di un governo che sicuramente non ha avuto tra le proprie priorità, cioè nella propria agenda politica non compariva proprio il punto rispetto alla scuola nel nostro paese. Ma penso per esempio anche all'università, che forse è stata ancora più bistrattata rispetto alla scuola, no? Cioè i luoghi della formazione, come la cultura, come la conoscenza, nel nostro paese sono davvero l'ultima ruota del carro. Quindi ci sono delle responsabilità politiche che, diciamo, noi nel nostro paese ci portiamo dietro, secondo me, da tanto tempo, cioè da anni di definanziamento strutturale della scuola pubblica. Questo governo semplicemente non ha minimamente invertito la rotta, anzi, ci cioè, ha preferito boh, far finta che davvero non stesse dicendo a tantissimi ragazzi: vabbè, ma restate a casa. Non so neanche io quando vi farò rientrare a scuola. Poi, dall'altra parte, cioè, diciamo, rispetto alla nostra regione, cioè, anche qui ci sono delle responsabilità politiche, semplicemente, ci sono delle responsabilità politiche tanto del governatore, cioè di De Luca, tanto della Fortini, l'assessore all'istruzione, che, cioè, diciamo, come dire. Cioè, adesso hanno anche fatto uscire, cioè, un piano rispetto al rientro con delle linee guida. La regione, cioè, io non so neanche troppo bene cosa dire. La regione non ha fatto semplicemente nulla rispetto alla riapertura delle scuole. La regione, noi abbiamo avuto anche un tavolo che è stato convocato solo 2 volte, un tavolo tecnico con l'ufficio scolastico regionale, con l'USR, che aveva, diciamo, una serie di compiti, quest'estate, sto parlando di quest'estate, aveva una serie, diciamo, di compiti, per far riaprire le scuole in sicurezza, perché poi le scuole sono riaperte, no? Sono state riaperte a settembre-ottobre. Noi in Campania siamo stati gli ultimi ad aprirle prima a chiuderle, sia chiaro. E adesso, se non fosse stato per il TAR che ha detto a De Luca: guarda, devi necessariamente riaprire, chissà, cioè, saremmo andati anche Certo. oltre, no? Il 1° febbraio. Però
Al netto di questo, l'USR, l'Ufficio Scolastico Regionale, stesso su, diciamo, stesso per quello che c'era scritto nei decreti ministeriali, per cui cioè, il governo nazionale aveva deciso di adottare questa tattica, sicuramente diciamo, non brillante, non troppo strategica, fortemente decentralizzata, dove diceva alle varie regioni: ve ne occupate voi di come far riaprire le scuole, dovete dire alle scuole. Cioè dovete convocare una conferenza dei trasporti e capire come rispetto ai trasporti non si sta uno addosso a un altro quando i ragazzi vanno a scuola, dovete capire come garantire uno sportello d'ascolto organizzato con l'ordine degli psicologi in ogni scuola, dovete riuscire a fare, cioè, riuscire a comunicare ad ogni scuola in quali posti delle loro città possono svolgere la didattica a distanza, la didattica in presenza, nel momento in cui all'interno della loro scuola non ci sono dei parametri di sicurezza. Questo vale sia per la didattica, cioè, sia, questo vale sia per le lezioni da svolgere, sia per le assemblee proprio di istituto. Cioè, Certo. diciamo, venivano incluse tutta una serie di questioni, anche secondo me, cioè, diciamo, virtuose in un certo senso, buone. Poi, appunto, ripeto, con una tattica decentralizzata che cioè, non penso sia la cosa giusta. Poi, dopodiché, appunto, possiamo dire non si sarebbe dovuto muovere così il governo, sicuramente. Poi, cioè, dopodiché, la regione avrebbe potuto davvero, davvero provare a fare qualcosa. Cioè, noi negli unici due tavoli che sono stati convocati con l'ufficio scolastico regionale, abbiamo portato, cioè, diciamo, ogni volta, entrambe le volte, lo stesso documento dove semplicemente dicevamo: ma voi perché non provate a rispettare quello che è scritto nei decreti ministeriali? Cioè, veramente come se la situazione non riguardasse nessuno di noi. E quindi questo in primis appunto rispetto alle responsabilità dell'OSR. Poi in più c'è le responsabilità politiche, appunto io penso principalmente le abbiamo sia De Luca che la Fortini, che fondamentalmente cioè, abbiamo conosciuto anche il loro scorso governo regionale. Non c'è semplicemente un'attenzione, non c'è aderenza e convergenza rispetto ai temi studenteschi, ma non semplicemente ai temi studenteschi. Qui si parla, secondo me, anche di temi, diciamo, degli ultimi, delle fasce popolari, perché c'è da dare una risposta ai ragazzi che se non vanno a scuola poi cioè, vanno nelle mani della criminalità organizzata, vanno cioè, dove non ci si può costruire un futuro. E non dare questa risposta adesso poi significa cioè, diciamo, costruire un mondo sbagliato. Ascoltando le tue parole sono sicuro che la risposta a questa mia domanda sarà certamente affermativa, ma vorrei chiederti quanto sarebbe importante avere un colloquio con le istituzioni locali e nazionali, insomma, fare in modo che quelle che sono le voci di chi vive quotidianamente la scuola non rimangano inascoltate. Sì, io cioè, non penso serva semplicemente un colloquio, perché noi ad esempio il 25 gennaio che siamo stati sotto la regione, alcuni ragazzi e ragazze sono saliti a parlare proprio con la Fortini, tra l'altro, che fondamentalmente ha detto: io non so dirvi neanche come sono messe le scuole, perché sono chiuse da troppo tempo e non abbiamo fatto nulla per sapere come... qual è la loro condizione. Io non penso serva semplicemente, diciamo, un dialogo, un colloquio. Cioè, penso che serva, diciamo, come minimo cioè dei tavoli di contrattazione veri, seri, dove davvero tutte le componenti studentesche possano dire la loro e possano inquinare, chiaramente, cioè, diciamo, con un'accezione positiva, un percorso che porti a dei cambiamenti e a dei miglioramenti rispetto alla condizione scolastica nella nostra regione. Questo vale appunto sia per un piano, cioè per un livello regionale, che per un piano nazionale. Cioè, ad esempio, io penso che cioè, un tavolo nella nostra regione andrebbe creato appunto rispetto a che soldi mettiamo sull'istruzione e come li mettiamo, perché poi non è che la nostra regione, diciamo, non li mette o non fa determinate. Non fa determinate scelte, determinate cose. Poi però cioè, bisogna entrare nel merito, diciamo, delle manovre politiche economiche che vengono fatte. E, nella legge di stabilità, diciamo, del 2021,
ci sono dei soldi che la regione mette, e questa cosa nessuno la mette in dubbio. Poi appunto bisogna entrare nel merito di quei soldi, bisogna capire quali sono in questo momento le priorità degli studenti e delle studentesse, come appunto su cosa si opera. Io penso che esista nella nostra regione un primo punto, che è quello appunto rispetto al diritto allo studio, cioè di come garantirlo, ancora prima di mettersi a parlare di scuole, eccetera, ma come garantiamo il diritto allo studio? Credo sia una questione che sicuramente non affronta il nostro consiglio regionale. Diritto allo studio, tra l'altro costituzionalmente garantito. Dicevi giustamente di questo incontro che c'è stato con l'assessore Fortini, ma è stata comunque una settimana piena di mobilitazioni in tutto l'ambiente campano, con ultima l'occupazione del liceo Vico proprio nel capoluogo partenopeo. Insomma, gli studenti, sia pure in grande sicurezza, hanno deciso che è arrivato finalmente il momento di agire. Sì, ci sono state tante manifestazioni in tutta la regione in realtà, cioè che sono partite ormai da un po' di tempo. Sono iniziate il 22 gennaio con la provincia di Salerno, che si è mobilitata proprio sotto la provincia, è andata a parlare con il delegato all'edilizia, è andata a parlare anche con il prefetto per organizzarsi appunto sulle delle questioni inerenti alla riapertura delle scuole. E fondamentalmente da lì anche ci siamo iniziati ad accorgere che, cioè, semplicemente, giustamente, i ragazzi e le ragazze volevano riuscire a comunicare nelle piazze che è sconcertante che loro non sappiano neanche come devono rientrare, che cioè, si è arrivato a questo momento della riapertura delle scuole senza alcun tipo di tutela, alcun tipo di sicurezza per nessuno, cioè per i professori, per i ragazzi, cioè per gli studenti, per chi poi sta a casa, per le famiglie. Cioè, è sconcertante che non ci sia stato appunto cioè una minima operazione che possa aver portato, no, a un rientro in sicurezza. E poi appunto le manifestazioni sono continuate, c'è stato il 25, poi c'è stata un po' su spinta e suggerimento, diciamo, dei compagni di Milano e di Roma, che nei giorni precedenti già avevano occupato le loro scuole. Anche qui c'è, anche a Napoli, fortunatamente ci sono state due occupazioni, quella alla Briola e quella al Vico, dove che appunto io, cioè, vedo davvero come dei bei momenti in cui gli studenti riescono un po' a riappropriarsi della loro scuola, quindi degli spazi della loro scuola, e fondamentalmente riescono anche a dare voce al loro malcontento, e riescono a farsi notare, a farsi vedere, perché poi la verità è questa, è che l'occupazione ti dà anche la possibilità di uscire sui giornali, di avere i telegiornali che ti vengono a fare le interviste, quindi riescono a far, diciamo, a creare le gambe su cui far camminare il malcontento, il dissenso, e farlo arrivare dappertutto. Quindi io sono contento, ci siano state queste forme di occupazioni, chiaramente, come dicevi tu, con i tamponi fatti il giorno prima, quindi provando a garantire logicamente la sicurezza e la tutela di tutti in questo senso. Prima di proseguire con quella che è l'analisi della situazione scolastica in Campania, noi ci fermiamo un attimo, piccolo spot pubblicitario, ritorneremo subito da voi. Teleprima, canale 91 del digitale terrestre, streaming su www.teleprima.it, ti tiene compagnia 7 giorni su 7, 24 ore su 24, a partire dalla rassegna stampa della mattina, il prima TG Flash delle 11 e delle 18 e il prima TG alle 13.30 e alle 21. Ma non solo, pillole di cucina, motori e migliori film italiani e stranieri. Dalle 21.30 dal lunedì alla domenica in esclusiva la nostra prima serata con i programmi di sanità, politica, cultura, istituzioni, musica, intrattenimento e calcio. Per contatti chiama allo 0823 42 17 17 o scrivi a redazione tg@teleprima.it. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città.
Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci rientrati in studio, il tavolo della domenica quest'oggi da remoto. Stiamo parlando con Mario Novelli di quella che è la situazione scolastica all'interno della regione e anche più in generale dell'Italia. Avevamo affrontato di quello che è stato l'incontro con l'assessore Fortini. Sui prossimi progetti volevo chiedere a Mario, siamo ormai alle porte di febbraio, ci sono in programma delle nuove proteste e magari delle iniziative a carattere nazionale? Sicuramente, allora ci sono un po' di cose in ballo, ecco. Sempre come Unione degli Studenti Campania, noi ci stiamo convocando questa assemblea regionale studentesca il 5 febbraio, che è chiaramente online, sperando che possa essere, diciamo, il più partecipata possibile, proprio per provare a, cioè, diciamo, a canalizzare, ecco, le attivazioni che ci sono state in questi giorni e provando a costruire dei processi che poi portino, cioè, diciamo, una vittoria, cioè che ci portino a parlare appunto in regione, tanto con la regione, magari con la Fortini, tanto ancora con l'ufficio scolastico regionale, che, cioè, poi ci portino, diciamo, appunto ad ottenere delle vittorie, cioè ad ottenere dei cambiamenti, a far partire appunto quantomeno una contrattazione su delle questioni. E come data di attivazione nazionale, sì, potrebbe esserci l'8 febbraio come data di attivazione nazionale, che stiamo ragionando, diciamo, in che forma, in che termini riuscire ad attivarci, però diciamo che, come ti dicevo un po' all'inizio di questa chiacchierata, noi pensiamo che il problema non sia semplicemente appunto la didattica a distanza, ed è anche per questo che vogliamo provare, cioè, diciamo, a continuare a mobilitarci anche una volta che le scuole verranno riaperte. Innanzitutto perché verranno riaperte, ma ci continuerà a esistere poi di fatti, cioè, adesso si passerà a una didattica digitale integrata, che significa 50-50, 75-25, quindi significa comunque la didattica a distanza, cioè, continuerà ad esistere, e si porterà con sé, cioè, logicamente avrà ancora tutti i problemi che ha avuto fino ad ora. E poi appunto anche però per riuscire, cioè, mobilitarsi anche una volta che le scuole, diciamo, inizieranno a riaprire, anche per riuscire a comunicare che gli studenti vogliono un'altra scuola in generale, a prescindere dalla data. Esatto, proprio su questo, restando in Campania, il presidente De Luca ha firmato in settimana un atto di raccomandazione chiedendo ai dirigenti di adottare la massima prudenza, nonché un'opzione per i genitori di poter scegliere la didattica a distanza e che la presenza nelle classi superiori non vada oltre il 50%. Cosa ne pensi di questo provvedimento e se lo ritieni giusto per quanto possibile per limitare quella che è la diffusione del contagio? Cioè, il fatto è che noi appunto adesso, cioè, ci troviamo a parlare, se questo, cioè, del fatto, cioè, ci troviamo a chiederci se questo provvedimento sia giusto, appunto in un'ottica di limitare i contagi del Covid. Però, cioè, noi, diciamo, non ci possiamo dimenticare che è passato davvero tanto tempo, cioè, le scuole sono state chiuse a marzo del 2020, cioè adesso siamo praticamente a febbraio del 2021, è passato quasi un anno, e, cioè, a distanza di un anno è inaccettabile che noi, diciamo, cioè, accettiamo una misura come il far ritornare metà della classe, altra metà sta a casa. Noi sappiamo che significa questa cosa, cioè svolgere una lezione con metà studenti che la seguono in classe e metà studenti che la seguono da casa.
cioè, non è una cosa facile, non è neanche troppo, diciamo, troppo fattibile. Poi in classe che cosa si usano? Le LIM, laddove ci sono le LIM, se ci sono, funzionano, internet c'è, cioè, anche nelle classi. Cioè, io penso che davvero sia brutto dover accettare, cioè, dicendo vabbè, ma è per i contagi. Certo che è per i contagi, infatti, non cioè, la questione non è criticare ad oggi il fatto che ne fai entrare metà e altra metà li tieni a casa e lo dici Certo. 3-4 giorni prima che si aprono le scuole. Però appunto, cioè, chiedere a De Luca, ma cioè, la regione doveva garantire le cose rispetto alla riapertura delle scuole. Già da un po' di tempo, cioè già da quando dovevano essere riaperti a settembre, ma voi che avete fatto? Cioè, io qui, ma voi che avete fatto? Cioè, nel senso, voi, il vostro ruolo, cioè, oltre la campagna elettorale che è continuata, quella di De Luca, anche dopo che è stato eletto col 70% delle preferenze, cioè che ha continuato a fare i video su Facebook dove urlava, sbraitava e minacciava, ma poi, cioè, diciamo, voi, nel merito delle cose, che avete fatto? Mario, vista la situazione scolastica e la facoltà di cui dicevamo poc'anzi lasciata ai genitori di non mandare i propri figli a scuola, se tu ora fossi un genitore, che cosa faresti? Non lo so, non so se io fossi un genitore, non ho mai pensato a questa eventualità, però credo di sì, credo di sì. Credo di sì. Io più che altro penso che appunto cioè, la didattica in presenza faccia bene, nel senso, riuscire a stare in classe, stare a scuola è fondamentalmente importante. È importante, cioè veramente con tutte le storture che comunque ha il sistema della nostra scuola in questo momento, è comunque importante riuscire a stare in presenza. Poi, cioè, dopodiché, nel momento in cui, cioè, quello che noi stiamo comunicando con le nostre piazze, con le nostre attivazioni, è che non ci stanno garantendo un rientro in sicurezza. Quindi significa che è vero che non c'è la tutela della nostra salute. E questo significa che nel momento in cui ci sono dei casi particolari a casa, nelle proprie famiglie o altro, io capisco assolutamente l'essere prudenti. Vorrei semplicemente che appunto si capisse che ci siamo costretti a essere così tanto prudenti proprio perché, cioè, appunto, chi avrebbe dovuto fare le cose non le ha fatte. Parlando proprio delle storture affrontate, un altro dubbio che leggevo, che mi è giunto in preparazione di questa intervista, è il punto interrogativo che c'è sulla maturità. Forse in presenza, forse si farà soltanto la tesina orale. Anche qui hai avuto alcune comunicazioni, pensieri da parte degli studenti e se puoi dirci qual è il tuo punto sulla questione. Allora, rispetto alla maturità, vabbè, cioè, chiaramente come anche l'anno scorso, ancora non si sa come si farà fondamentalmente, però pare che forse si possa tornare a fare con la tesina che è stata tolta un paio di anni fa. Poi di fatti solo un anno non è stata fatta perché appunto poi c'è stato il Covid e quindi l'anno scorso c'è stata una modalità chiaramente più congrua a quello che era successo, a come Certo. l'anno scolastico era stato attraversato. E, io penso che, cioè, su questo credo che siano d'accordo molti studenti, molte studentesse, che avrei la possibilità di fare la tesina alla maturità e forse anche un po' la cosa più bella del percorso scolastico dei 5 anni, anche forse la cosa più sensata, cioè la possibilità, diciamo, di metterci del tuo, di provare a costruire tu un tuo filone di ragionamento con i collegamenti che tu ti senti di fare, con gli argomenti che tu vuoi trattare, quindi cioè, diciamo, di base. Tra le possibilità di maturità che conosciamo, forse è un po' la migliore. Poi logicamente c'è da capire appunto anche come proseguirà quest'anno scolastico. Penso che dare agli studenti la possibilità di giostrarsi, cioè già un po' loro nel percorso di maturità, quindi ad esempio con la tesina, credo che sia una cosa assolutamente buona. Poi in questo momento non c'è solo il discorso maturità, c'è il discorso bocciature, il discorso debiti, che l'anno scorso ad esempio
È stato davvero, secondo me, vergognoso che l'amministra Azzolina abbia veramente detto fino a poco, fino a un mese, fino appunto quasi alla fine della scuola, abbia detto che la bocciatura non ci sarebbe stata, poi invece se ne è uscita dicendo no, no, la bocciatura ci sarà, e ci sono stati ragazzi e ragazze che sono stati bocciati dopo che abbiamo, diciamo, vissuto un anno scolastico folle che appunto magari tanti e tante non hanno avuto proprio la possibilità, cioè, diciamo, tecnica, no? Materiale di seguire con, no? Con la connessione con gli strumenti, oppure strumenti repressivi inutili che non hanno nulla a che fare con dei processi appunto virtuosi di istruzione e di formazione, come i debiti, le bocciature, sono stati chiaramente tenuti nel sistema scolastico, diciamo, di valutazione. Questo penso che, diciamo, sia sicuramente una questione sulla quale interrogarsi. Siamo quasi in chiusura, vorrei tornare un attimo sulla panoramica generale dell'Unione degli Studenti. Ho visto grande solidarietà, soprattutto ad esempio per quanto avvenuto al rider rapinato a Calata Capodino. Insomma, fermo restando quello che è il grande gesto nobile, l'Unione degli Studenti supporta fortemente anche quelle che sono le battaglie altrui. Ma certo, diciamo, noi forse più che supportare le battaglie altrui proviamo a stare un po' in tutte le contraddizioni che esistono in questo momento nel nostro paese. Io prima lo dicevo, il lockdown ha significato un momento di crisi fondamentalmente, in primis di crisi economica. I momenti di crisi economica non sono delle opportunità da sfruttare. Sono semplicemente dei momenti in cui diventa più evidente che il nostro sistema economico è ingiusto e che ci scotta sulla pelle perché le nostre condizioni materiali si abbassano, vengono meno, diciamo, appunto le nostre condizioni materiali, quindi direttamente sulla nostra pelle vediamo dei cambiamenti. E fondamentalmente, adesso tu dicevi la questione del rider, a me fa, in questi giorni tanti giornali nelle ultime settimane stanno provando a raccontare dei riders come lavoratori felici, come la possibilità di una bella carriera dove guadagni tanto, eccetera. A me questa sembra, cioè, davvero una retorica, cioè, diciamo, una retorica vuota che non tiene conto, dei reali rapporti di forza che ad oggi esistono nei modi di produzione, ecco, fondamentalmente. E questa crisi ci dovrebbe aver fatto rendere conto che noi dobbiamo ribaltarli questi rapporti di forza e che quindi dobbiamo riscrivere, diciamo, il nostro sistema economico, perché non si può più andare avanti prediligendo semplicemente il profitto davanti a tutto. La verità è questa, ecco. E diciamo, la scuola logicamente gioca un ruolo fondamentale in questo processo, diciamo, di cambiamento. Adesso, speriamo di riuscire ad attuarlo. Mario, vorrei chiudere questa nostra chiacchierata con uno slogan che ho trovato sui vostri canali social. Leggo testuale: il 2021 potrà essere un anno diverso, un anno migliore, ma solo se lotteremo per cambiare tutto, perché a pagare la crisi non siano i più deboli, per una società più giusta. Ecco, volevo chiederti com'è possibile cambiare qualcosa in questo 2021? Appunto, lo slogan, no, recita: a pagare la crisi non devono essere i più deboli. In questo 2021, le cose si possono cambiare, cioè noi abbiamo tante possibilità. Esiste, diciamo, in questo momento c'è da mettere in campo una ripartenza per il nostro paese. Il governo, che ormai credo caduto, il proprio piano l'ha chiamato Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza. Esistono, cioè, diciamo, degli spazi da occupare, ecco, esistono delle possibilità dalle quali ripartire, però dobbiamo semplicemente invertire i nostri ragionamenti, cioè, diciamo, dalla base. Io prima appunto dicevo rompere, invertire i rapporti di forza.
Questo significa non far pagare la crisi ai più deboli, cioè provare ad andare a tutelare innanzitutto le fasce più deboli. Noi siamo un paese che ha rifiutato in toto, compatto all'interno del proprio Parlamento, una patrimoniale dello 0,3%, che era davvero, cioè erano davvero le briciole, cioè era una sciocchezza, e noi comunque siamo stati in grado di rifiutarla completamente. Adesso non basta scrivere appunto nel piano, cioè nel recovery plan, la parola rivoluzione, perché c'è scritto rivoluzione verde, si parla tanto di digitalizzazione. Ma non basta, non basta, non basta questo perché questo non è immaginarsi un sistema differente. Questo non significa riscrivere da capo un sistema differente, non significa tutelare appunto i più deboli. Ci sono appunto tante contraddizioni ad oggi rispetto alle quali dare risposte, penso quella della precarietà giovanile, dell'emigrazione giovanile, delle forme di lavoro, tutte con delle forme contrattuali a tempo determinato, oppure i contratti a chiamate, i contratti a ora, cioè siamo davvero offrendo un brutto mondo, un brutto posto per i ragazzi. Io ho 20 anni e mi sento, diciamo, di far parte di una generazione profondamente, cioè, diciamo, sfortunata, che vede davvero poche possibilità, ecco, in questa società. E appunto dovremmo renderci conto che è il nostro sistema economico da cambiare, Con queste iniziando a parole. redistribuire le ricchezze fondamentalmente. Ecco, questo è sicuramente un primo passo. Ringraziamo nuovamente Mario Novelli per il suo tempo. Questa puntata del Tavolo della Domenica si conclude qui. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo che l'appuntamento, come sempre, è domenica sera alle ore 21:30. Grazie, arrivederci.